Un evento spettacolo sta organizzando il nostro club e si chiama Da diversamente a magicamente abili. È uno spettacolo che vede protagonisti attori in prima linea di ragazzi diversamente abili, presi da un centro di Belpasso stesso, quindi del nostro territorio, che come dicevo saranno attori di uno spettacolo di illusionismo che li vede quindi protagonisti. È un momento di crescita per loro, è uno spettacolo che va al di là della semplice beneficenza e quindi io direi che è uno spettacolo che rappresenta una gratificazione importante per questi ragazzi, ma soprattutto per il territorio e le amministrazioni, un momento di crescita culturale. Uno sviluppo e uno stimolo alla crescita dell'io collettivo. Il centro di aggregazioni Colore della Vita, il centro diurno di Belpasso, continua la sua attività di routine attraverso il portare avanti molti laboratori che appunto in base alle potenzialità di ognuno di loro i ragazzi giornalmente mettono in pratica. Mi riferisco al laboratorio di creatività, digitopittura, personal computer, abilità sociali. Ma grazie all'intervento, alla collaborazione del Lions di Paternò, il circondario distretto di Paternò, grazie anche a un professionista che ha voluto appunto coinvolgere i nostri ragazzi diversamente uguali, e quindi noi ringraziamo appunto Lions, ma anche l'amministrazione comunale di Belpasso nella persona del sindaco ingegnere Alfio Papale, che per questo coinvolgimento attivo verso una categoria di ragazzi con bisogni educativi speciali.